Ciao a tutte e a tutti, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Apriamo questo 2022 con il video di oggi, che è un video dedicato al giorno della Befana. Da quando faccio video su YouTube non ho mai fatto un video specifico per questa festività, per l'Epifania. E quindi eccoci qua, c'è una prima volta per tutto, giusto? In realtà, avendo sempre avuto problemi con il peso fin da piccola, non ho mai potuto sperimentare, diciamo, l'esperienza della famosa calza della Befana. Quindi magari mia madre me la faceva trovare, ma all'interno non ci metteva mai dolci, non ci metteva dei pensierini, dei regalini. E mi ricordo anche una delle prime volte ci metteva i trucchi e forse è da lì che è partito il tutto. Chi lo sa? Non lo sapremo mai. E quindi ho detto: Ilaria, prenditi la tua rivincita, prenditi la calza, questa qui qual è? Kinder più grande di sempre. L'ho cercata, l'ho cercata, l'ho cercata. Ho visto che questa qui della Kinder c'era addirittura delle Winx, ma non l'ho trovata. Ho ripiegato su questa di Miraculous Ladybug, che comunque sapete che io seguo. Mi piace molto, nonostante io vada verso i 24 anni ormai. Non si è mai troppo grandi per la calza della Befana. E quindi eccoci qua, oggi l'apriamo insieme, vediamo un pochino cosa c'è dentro. Non so se effettivamente troverò qualcosa che non ho mai assaggiato in tutta la mia vita in termini di dolciumi, ma staremo a vedere. Ok, ho tolto l'etichettina, così, allora, a parte è molto carina questa qui, anche da riutilizzare, quindi ok. E all'interno, allora, aspettate, perché come prima cosa ovviamente non avevo considerato il fatto che fosse una calza per bambini e quindi ci fosse il regalino. No, lo sapevo, mi capitava Ladybug. Io sono team Chat Noir. Ah no, c'era solo lei, mi sa. Visto che c'è un certo languorino, questo diciamo che passa in secondo piano. Andiamo a comporre dopo. Comunque dovrebbe essere una sorta di portagioie. Questa cosa è il portagioie e poi c'è la statuina. Vedo cose e quindi direi che le prendo così tipo random. Mi presente quando fate alla tombola di famiglia? Ecco, Kinder Bueno. Io non so voi, ma adoro i video dove la gente mangia. Quei video eating show mi rilassano. C'è chi dà fastidio il ciancicare delle persone e di solito dà fastidio anche a me, paradossalmente. Però solo quando sono tipo a cena con qualcuno e nel parlare lo sento ciancicare. Però se lo fanno apposta ha non so che di rilassante, proprio assieme. Quindi andiamo con il primo Kinder Bueno. Ne mangio uno solo, ok? Vabbè, che volevo dire? Plasticone. Da quando è uscito quello bianco, devo ammettere che è il mio preferito rispetto a questo. Se avete mai trovato quello al cocco, è un altro livello. Non lo trovo più ultimamente. Tra l'altro, non abbiamo ancora commentato, o meglio, se non avete visto gli ultimi vlogmas che hanno riempito il mese di dicembre, se non l'avete fatto, correte, tanto li trovate sul canale. Il mio bellissimo autoregalo di Natale. Per non sentirvi soli, apprendete le foto di Crush dentro a dei quadri, che non sono poster da fan, ovviamente, sono quadri. Addirittura mi sono ricercata le foto in bianco e nero per fare l'atmosfera. Che vi devo dire, quando uno è all'estero, questo è, quindi beccatevi il famoso JK qua dietro. Anche oggi ci siamo sputtanate. Detto ciò, ragazzi, ho visto una cosa! No! Ma no! Ma come ce n'è un altro? No, mi avete tratta in inganno. Pensavo ci fosse un altro tipo. Vabbè, adesso cerchiamo di prendere qualcosa. Ah, ma ci sono due tipi di ogni cosa. Perché anche di questi. Oh, io li amo. Questi li amo. Dopo 12 anni di YouTube ancora non capisco che devo guardare lo schermetto. Ma qui. Io li amo. I Kinder Chocolate. Che. Ma prima avevano un altro nome questi. O mi sbaglio io? No, perché non sono una grande amante del cioccolato. Soprattutto quello non fondente. Perché io sono più tipata cioccolato fondente. Quindi ovviamente non li mangio spesso. Poi vabbè, togliendo anche il fatto che sono sempre a dieta. Però prima non si chiamavano in un altro modo. O quelli grandi forse si chiamano in un altro modo. Comunque questi sono quelli piccoli. E guardate che carini. Hanno anche le confezioni di Natale. Ci potevate mettere la Befana più che altro. Tanto è sempre la stessa solfa. Però il cioccolato Kinder. Questa è la cosa più buona. L'unica cosa al latte che mi piace. Volevo cercare la calza dei BTS, ma penso non la facciano, non esista. Perché non è una festa, diciamo, che festeggiano. Credo non la festeggi nessuno fuori dall'Italia, in realtà. Credo sia una cosa prettamente nostra. Non ho fatto le mie ricerche, ma se lo sapete nei commenti fatemelo sapere. In più, devo organizzare bene la mia postazione qua davanti per registrare i video, che tra l'altro vedete riflessa anche nello specchio, però vi devo mettere così proprio perché questo coso qua che vedete è il flash fotografico che mi occupa tutta la parte della scrivania, che in realtà dovrebbe essere
per l'altra ring light, in modo che la luce sia ben equilibrata e non che io sia illuminata solo da questo lato immenso e qui, vedete, è più buio. Quest'anno dovremo organizzarci bene. Devo ancora registrarvi il video della makeup collection. Ora, ho visto una cosa. Ragazzi, questi. Guardatemi, mamma mia. Credo il segreto di questi, dei Choco Bombs, sia proprio il fatto che all'interno hanno tipo questa granellina mischiata. Aspettate, apriamone uno in ASMR. Vado. Questi, oddio. No, si è rotto mille pezzi. Questa è una vita che non mangio. Mi ricordavo meno zuccheroso. Però, sto cercando proprio il capello nel nuovo, eh. Tra l'altro scrivetemi qua sotto se voi siete più tipi da cose dolci o salate. Io salato tutta la mia immensa vita, ma come vi ho già detto anche in passato, quando si avvicina il periodo di Fausto, il mio bestie che mi viene a trovare mensilmente, beh, diciamo che mi do più sul dolce. C'è anche la versione grande, però non c'ha nome, cioè si chiama Kinder, della serie siamo così famosi che lasciamo Kinder e basta. E poi vi faccio anche già vedere, tanto l'ho vista, non avrebbe senso fingere, non facciamo gli ipocriti. Il Kinder cereali, se dovessi scegliere il dolce da mangiare per il resto della mia vita, penso sarebbe il Kinder cereali. La merendina, il dolce, la cioccolata, non lo so. Detto questo, la calza comunque è finita. Non mi ricordo neanche quanto l'ho pagata, però secondo me ci sta. Ah, forse sui 14 euro. Se contate che tipo il Kinder Bueno, se l'ho andato a prendere tipo al bar o al supermercato, costerà tipo una confezione sui 2 euro. Quindi più la calzetta. Ah sì, sto a fare pure economia. Vabbè. Detto ciò, andiamo con l'apertura del Kinder. Ah, si chiamava forse Kinder Maxi questo. Vabbè, è la versione grande di quelli piccoli. Non so perché ho il sentore che stasera non mi sentirò molto bene. Dovrò tipo chiudermi in bagno. Che eleganza, Ilaria. Fatemi sapere anche qua sotto se c'è qualche video nello specifico che vi piacerebbe vedere, qualche argomento di cui mi piacerebbe sentirmi parlare, non lo so. Io vorrei ricominciare con più video makeup, però mi sono resa conto che nonostante sia il format principale del mio canale, effettivamente sono quelli che vanno di meno, quindi non lo so, non ho ben capito come cosa. Ovviamente continuerò a farli, come continuerò a fare tipo i reels, quelle cose un po' più velocine, non più velocine da girare e da montare, perché no, però più velocine per voi da vedere, da salvare, no? Ed ora, ragazzi, il grande momento, l'ho lasciato ovviamente alla fine, cioè in realtà è capitato alla fine, però l'avrei lasciato alla fine. Kinder cereali, se Dio avesse una forma probabilmente sarebbe il Kinder cereali. C'è pure il six packs qui, quindi meglio di così. Sto divagando assolutamente. Guardate come scrocchia. Chi ti ha inventato? Troppi zuccheri, già mi danno la testa. Lo bello è che stasera devo andare al sushi. Prevedo una serata scoppiettante. Ultimo boccone. Mi verrà da ridere se vi dico che già sento la mia pancia che fa Spero la mia amica Giulia, visto che oggi è andata a Napoli, abbia preso qualche dolcino da portarmi un po' più particolare. Noi per ora ci montiamo qua il giochino. Allora, si dovrebbe soltanto incastrare il corpo sopra le gambe. Eccola qui, Miraculous Ladybug. Voglio fare la critica oggi e dire che potevano comunque impegnarsi un pelino di più, visto che neanche in piedi si regge. Però diciamo la forma fisica c'è, gluteo piccolo e sodo c'è. E questo è il portagioie. Ovviamente questo io regalerò a mia nipote perché ci farà qualcosa. Dobbiamo anche metterci l'adesivo, anche se lei è più fissata con Harry Potter, il che mi rende molto molto orgogliosa. Questo, oddio, non so voi, ma io odio quando vengono storti, quindi spero sia decente. Sì, che manualità. Questo dove va? Ovviamente non potevo non farlo senza guardare le immagini. Giuro che ce la faccio, giuro. Come fa un bambino a fare sta roba? I bambini sono più intelligenti di me per fare ste robe, ve lo dico. Qua davanti, titi. Se penso che alla mia età, mia nonna ad esempio, aveva già 2 figli, mi spaventa assai come cosa. Ma cercherò di non farmi prendere dal panico. Se no più che altro attacco storto l'adesivo, non vorrei mai. Ecco, lo sapevo. Non so se questa cosa sembra anche a voi, io vedo faccio ovunque. Non sembra la faccia di un signore arrabbiato? Tipo questa... così. Dai, guardatelo di sfuggita. Cioè, questi sono gli occhi, questi baffi e la bocca e qui.
qui vedeteci che ho un naso. Comunque, molto carino, c'è anche lo specchietto. Va bene ragazzi, detto ciò, questo video speciale per la Befana, per l'Epifania, è terminato. Ci sono fatti un po' due chiacchiere, è un video proprio così leggero che volevo fare più come rivincita personale che per altro. Quindi di nuovo buona Befana, buona Epifania, spero vi siate divertiti, abbiate passato ottimi momenti in compagnia o anche da soli, perché no, che abbiate mangiato tanti dolci, ma spero non troppi perché se no, penso il nostro luogo preferito del weekend sarà veramente il bagno. Detto ciò, quindi io vi mando un bacio grande grande, ci vediamo ovviamente molto presto con un altro video, aspetto di leggere tutti i vostri commentini qua sotto e al prossimo, ciao!